Federica e all'assessore la signora Gabellieri per l'ospitalità. In pratica siamo qui per la presentazione del campionato di basket di Serie B, dove milita la Rossella Virtus Basket di Civitanova Marche, nel girone C insieme ad altre squadre dell'Emilia Romagna, dell'Abruzzo e altre 6 squadre marchigiane. Da sottolineare che dalla provincia l'unica squadra è la Rossella Virtus. Insieme a noi ci sono i giocatori che poi presenteremo, capitanati dal Francesco, per gli amici dicono Ciccio Amoroso, no? L'allenatore. Abbiamo lo sponsor, e precisamente il dottor... esatto. In pratica è lo sponsor di questa squadra, è colui che in pratica spende tempo e altro per far sì che questo sogno, che questa realtà civitanovese continuasse e migliorasse in questo campionato di pallavolo, di pallacanestro, scusate. Ecco, visto. Allora, in pratica, da martedì prossimo, tengo a sottolineare, fino alla partita di domenica, tutte le competizioni della squadra si svolgeranno presso, perché ho detto pallavolo, presso il palazzetto dello sport e del Rosole Forum. Quindi per la prima volta la casa della Lube si apre alla pallacanestro. Ecco perché magari c'è stato questo lapsus iniziale. Comunque dicevo che il dottor Varlonga in pratica è lo sponsor di questa squadra ed è l'amministratore unico della ditta Rossella, un'azienda che si trova a Caronno Pertusella, credo, in provincia di Varese, e è colui in pratica che fornisce questo prezioso contributo di cui vi ho parlato. Abbiamo qui anche il nuovo coach Massimiliano Domizioli, che è proveniente dal Teramo Basket, e ricordiamo che questa sera alle ore 19 al Pala Virtus, credo, di Macerata, ci sia l'ultimo amichevole precampionato contro la squadra del Lanciano, che è una squadra che milita nel campionato di Serie C Gold. Poi, come dicevo, da martedì tutto si svolgerà per quanto concerne la prima squadra al Pala Forum Eurosuole, qui nella zona commerciale, e un ringraziamento per questo va soprattutto ai dirigenti della Lube, prima persona alla dottoressa presidente Simona Sileoni, nonché all'amministratore delegato Albino Massaccesi e al team manager Matteo Carancini. Poi, mentre tutte le squadre giovanili continueranno, un applauso. Poi tutte le attività delle squadre giovanili e della squadra in pratica collegata, che è il Picchio, presieduta dal Massimo Tegazzi, le attività delle squadre giovanili si svolgeranno come al solito al Para Risorgimento qui in via Ginocchi a Civitanova Marche. Abbiamo qui e ringraziamo il consigliere comunale della Federazione Italiana Pallacanestro, il signor Amedeo Pantone, e abbiamo il presidente, il mega presidente della Basket, Sergio Mandorlini, al quale darei la parola perché è lui che dovrà un po' illustrarci quello che sarà il campionato 2019-2020 della Virtus. Buongiorno a tutti. Io intanto ringrazio il sindaco e l'assessore, perché sono i padroni di casa e ci hanno ospitato in questa struttura che io ritengo sempre struttura istituzionale, per cui per queste manifestazioni secondo me è il posto più adatto. Vi ringrazio di nuovo. Vi ringrazio anche per una cosa, può sembrare semplice ma non lo è, perché in una settimana, in collaborazione con Paolo, con me, con Mario Desidori, abbiamo messo in piedi quello che pensavo, vi dico la verità, non impossibile. Abbiamo
fatto sì che si possa giocare con la concessione, e qui ringrazio la Lube per averci messo a disposizione tutto, compreso i tecnici, tutta la disponibilità possibile, di questo ve ne saremmo riconoscenti qualora ce ne fosse bisogno per il piccolo impianto che noi gestiamo. Queste sono le iniziative, io dico, che fanno squadra, sono le iniziative che fa sicuramente successo, che una città, al di là dello sport, perché lo sport deve esserci tutti, e io sono il primo a dire che c'è il calcio, c'è il basket, c'è la pallavolo noi sappiamo che per noi è un lustro, perché bisogna dargli atto a questi signori che hanno portato il nome di Civitanova in tutto il mondo, perché mia moglie, che passa alcuni mesi dell'anno in Cina, vede la pallavolo, si chiama Lube Civitanova, e quindi questo è un lusso che va riconosciuto alla presidentessa, che non è qui e mi dispiace, ma lo faccio all'amministratore delegato, e quindi sono veramente anch'io orgoglioso di essere civitanovese e di avere una squadra che ci rappresenta in Europa, in Italia, ma soprattutto in tutto il mondo. Venendo a quello che è stato il fatto di mettere in piedi questa cosa al Pala Euroforum Palace, io vi dicevo prima, faccio i complimenti, perché lì non c'erano dei tabelloni per il basket, non si sa come, questo sarebbe da indagare sulla vecchia amministrazione, ma lasciamo perdere, perché non vogliamo parlare di politica. Che quando uno costruisce e omologa un campo con canestri, almeno i tabelloni ci devono essere. Però lasciamo bene. Loro si sono messi a disposizione, in 4 a 48 abbiamo risolto il problema. E chiudiamo qui la parte dei ringraziamenti, se non quella dedicata alla FIP, perché anche qui Paolini ci ha dato una mano, oggi non è presente per impegni già presi, lo ringrazio nella persona del suo delegato. Varronga, l'hai già detto te, insomma è inutile che gli dico grazie tutti i giorni, perché forse grazie a lui possiamo permetterci di costruire poi una squadra che sia competitiva. Dicevo prima, e veniamo alla parte, diciamo, finale del mio intervento. Sebastiani mi chiedeva qual è le vostre ambizioni, il coach diceva quando avete fatto la presentazione del coach che dovevamo divertirci, cioè il coach si deve divertire, ma io un po' di meno, perché io e i soci della Virtus un po' di meno, perché noi abbiamo insieme a Ballone, perché abbiamo investito dei soldi e quindi ci aspettiamo anche un risultato. È in divertente sempre, quello no, mica dobbiamo andare a combattere con non è che dobbiamo, sicuramente, però non possiamo nasconderci, questo no, perché abbiamo messo in piedi una squadra discreta, non dico che sia la più forte, io dico il risultato si vede alla fine, perché nello sport e la matematica dico sempre che non esiste, tante volte Giuseppe mi chiede ma allora com'è, dico, Giuseppe, diciamo che è una buona squadra, però la matematica nello sport non esiste, ci può stare tante cose, abbiamo visto San Severo, ha fatto 3 finali e poi non è riuscita a passare neanche quest'anno, è stata ripescata grazie a concessione di società che si sono fatte indietro. Quindi noi dobbiamo partire da un presupposto, però ragazzi, questo ve lo devo dirlo anche a coach, che dobbiamo dare non il 100 ma il 110%, questa è una frase del vecchio coach, però sicuramente la voglio riproporre, sì è vero, era meglio non, però è questa la verità, noi dobbiamo andare in campo con la concentrazione e la consapevolezza di essere una squadra buona, non dico siamo i più forti, lo vedremo se siamo i più forti, noi dobbiamo andare in campo e dare il massimo,
perché come noi società abbiamo messo in campo il massimo delle nostre forze, lo sponsor ha messo in campo il massimo delle sue, lo sforzo maggiore che può fare un'azienda, perché non è che possiamo chiedere cose che non sono pratiche. Il comune ha fatto lo sforzo, tutti quest'anno ci siamo messi a disposizione, quindi chiedo a voi oggi in questa bella sala di mettere a disposizione della Rossella e della città di Civitanova, che poi, come dicevamo prima, per la Lube vale anche per noi, portare il nome, quest'anno arriviamo in Lombardia, se anche una sola partita, ma tocchiamo la Lombardia, quindi portiamo il nome di Civitanova con il massimo impegno e con il massimo del risultato. Poi è logico, questo purtroppo è uno sport dove non si può fare 1-1 o 0-0, cercheremo di fare venire la bilancia dalla parte nostra, cercheremo di fare il nostro massimo. Vi auguro da oggi un buon lavoro, perché ve l'ho già detto, ma mi auguro che già da domenica un grosso in bocca al lupo ve lo faccio, perché abbiamo bisogno di questo derby assolutamente, e quindi concentriamoci già fin da oggi, finita la presentazione, su questo importante appuntamento, dove abbiamo per questo movimentato anche la Lube per poterlo giocare in tutta serenità e con il massimo del pubblico. Vi ringrazio, vi faccio un grosso in bocca al lupo, e ce lo rifaremo anche durante la settimana, naturalmente noi ci vediamo spesso, però ecco, vorrei che voi vi prendete questo impegno di fronte a tutti noi, che saremo in campo per dare tutto quello che abbiamo. Grazie. Un ringraziamento al presidente Sergio Mandorlini, ed ora darei la parola al consigliere regionale della Federazione Italiana Pallacanestro. Buongiorno a tutti. Allora, il doveroso saluto di Paolini e il più grosso in bocca al lupo a questa squadra, che è una città importante, un presidente importante, uno sponsor altrettanto importante, che poi viene da una provincia dove la pallacanestro è 24 ore su 24, quindi ha scelto di investire in una città importante, per cui crede sicuramente nel vostro progetto. L'allenatore è importante, ci sono anche giocatori importanti, come dice lei presidente, per cui qui non se ne esce, Massi, bisogna, tu c'hai la croce che quest'anno, però io immagino che nessuno voglia, con gli scongiuri del caso, però la squadra è nata per fare un campionato importante, per cui la federazione vi fa il più grosso in bocca al lupo, e io, per quel poco che capisco di pallacanestro, anche se sono tanti anni che sto in questo mondo, credo che sarà un campionato veramente importante per questa città quest'anno. Grazie al signor Tanzioni, ed ora è doveroso che il sindaco spenda le parole e un in bocca al lupo alla squadra. Beh, buongiorno. Buongiorno a tutti, e oggi ci fa veramente piacere poter presentare la Virtus in sala consiliare, come diceva l'amico Sergio, perché pensiamo che questa sia, come dire, la stanza più importante del comune di Civitanova, quella più solenne, e quindi avevamo piacere di dare solennità a questa presentazione, proprio per richiamare tutti al massimo impegno, al massimo sforzo, come ha fatto Sergio prima. Mi piace evidenziare la collaborazione che c'è stata tra Comune, Virtus e Lube, affinché si potesse attrezzare nel giro di poco tempo quel palazzetto per far giocare, disputare la prima partita di campionato, che poi è una partita importante, con una squadra che ha una grande tradizione, che è la Sutor, e alla quale ci aspettiamo una grande presenza di pubblico. E quindi questo segno che quando c'è la collaborazione i risultati si ottengono e vengono maggiormente, e questo è quello che dovrebbe
sempre insegnare lo sport, quindi la collaborazione, il sostenersi l'un l'altro, l'aiuto, cercare sinergie, non sempre avviene purtroppo, però quando avviene noi siamo contenti e ci piace ricordarlo perché possa essere da esempio per le altre società, per gli altri sport che Civitanova negli ultimi anni ha avuto grandissimi successi sportivi, ha realtà importantissima a partire dalla Lube, di cui ecco non mi soffermo, tutti sappiamo, quindi quest'anno soprattutto due risultati grandissimi che ha portato il nome di Civitanova in giro per il mondo, però anche la Virtus ha ottenuto i suoi risultati, ci auguriamo che ne ottenga ancora di migliori e porta anche la Virtus il nome di Civitanova in giro per l'Italia, un'Italia importante, quindi per noi come dire, fondamentale. Chi comunque sia rappresenti Civitanova lo sappia fare e faccia conoscere la nostra città che vive di tantissime cose, anche di turismo, e quindi non sdegniamo che i nostri territori, le nostre spiagge, i nostri locali, le nostre strutture, il nostro patrimonio culturale che Civitanova ne ha tantissimo venga conosciuto fuori la nostra regione e che possa essere un giorno anche un motivo per far intervenire qualcuno. Far arrivare turisti, dicevo. Sono d'accordo sui risultati sportivi che sono venuti, che verranno, diceva giustamente Nazareno, noi vogliamo risultati, vogliamo vittorie, giustamente lo sponsor li pretende perché ha investito, io naturalmente sono con voi, però a me mi piace anche evidenziare un altro aspetto dell'attività che voi fate. L'ho detto anche in un'altra occasione, però mi piace sempre ricordarlo, lo dico da amministratore che tutti quanti i giorni si confronta con le situazioni di disagio sociale che spesse volte coinvolge i giovani, e Civitanova, come tantissime altre città italiane, come quasi tutte, ha problemi importanti su ciò che sono le devianze, le dipendenze giovanili. Abbiamo tantissimi minori che vengono seguiti ai nostri assistenti sociali dove c'è un ordine, una disposizione del Tribunale dei Minori, abbiamo dei minori che sono stati tolti alle famiglie e che sono collocati purtroppo in comunità o a famiglie affidatarie, e devo dire che in tutti questi anni di esperienza, non solo da sindaco ma anche da amministratore in precedenza, perché ho fatto l'assessore ai servizi sociali, ti accorgi che la maggior parte delle volte c'è una situazione familiare difficile, una famiglia disgregata, e quindi dov'è la forza dello sport? Lo sport in tantissime occasioni, soprattutto quando poi ci sono società serie come le vostre, riesce a intervenire, riesce a intercettare il disagio, riesce a prevenire il disagio, perché chi comunque sia fa attività sportiva è come dire, tenuto a seguire determinate regole che sicuramente rispetto a altri ragazzi che non fanno sport, che non fanno attività sportiva, sono più a rischio nell'imboccare quelle strade brutte delle dipendenze e delle devianze. Quindi io mi piace sottolineare questo grande lavoro che voi fate, soprattutto a livello sociale, e che fate con i giovani, dove voi tutti i giorni avete tantissimi ragazzi e tantissime età che sono lì da voi, dove le famiglie ve li affidano veramente con grande piacere, perché sanno cosa siete capaci di fare, e in tantissime occasioni, non dico che voi vi sostituite alle famiglie, anche se qualche caso ci sarà pure, o comunque sia le altre istituzioni, però penso che voi insieme alle famiglie, insieme alle scuole, insieme alle altre istituzioni siete in grado di rafforzare quella alleanza educativa che dobbiamo sempre auspicare affinché i nostri giovani possano crescere sani, tranquilli, e che possano diventare un giorno poi dei cittadini diciamo modello. Quindi io sono orgoglioso come sindaco, come amministrazione comunale, di avere una realtà come la vostra che fa tanto non solo in ambito sportivo ma soprattutto anche in altri ambiti, e questo dobbiamo sempre ricordarlo. Per il resto vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per quest'anno, e augurandovi di raggiungere i risultati migliori che si possano ottenere. Quindi veramente un grande in bocca al lupo, e ringrazio naturalmente tutti coloro che rendono possibile che ci sia una società così forte, lo staff tecnico, lo staff diciamo dei dirigenti, i presidenti, vedo tanti amici, qui vedo Dario che dà una vita che è la pallavolo, lo sponsor, lo ringraziamo veramente di cuore per questa sua partecipazione, e quindi grazie, veramente bravi a tutti quanti voi. Ringraziamo il signor sindaco Fabrizio Serafica, ed ora
Ma l'assessore allo sport non può mancare. Allora, buongiorno a tutti, ben trovati, veramente onorati di avere la Virtus, la Rossella Virtus in sala consigliare per la presentazione appunto e per dare l'avvio al nuovo campionato. Io riprendo un attimo le parole del vostro presidente, che a me piace sempre, ogni anno quando fa le presentazioni, per me Sergio è fantastico, perché dopo aver fatto tutti i ringraziamenti entra nel ruolo del presidente motivatore, perché vi minaccia, c'ha queste minacce sottili che dice: va bene tutto, ci abbiamo investito tutti, ma qui dovete mettercela tutta per avere dei grandi risultati. Io credo che quest'anno, da come si è composta la squadra, insomma, da come ci siamo rinnovati, ci siano poi effettivamente tutti gli ingredienti per fare un ottimo campionato. So e colgo l'occasione anch'io per ringraziare lo sponsor, perché lo sponsor non è da meno, viene da una città dove abbiamo detto il basket è proprio un'attività alla portata di tutti, e ha scelto non a caso Civitanova, perché ha trovato in Civitanova sicuramente un terreno fertile per poter raggiungere dei buoni risultati a livello sportivo anche nel basket. Beh, noi siamo abituati ad avere grandi risultati, l'abbiamo detto, abbiamo una grandissima squadra che porta il nome della nostra città davvero in tutto il mondo. Quest'anno ci ha inorgoglito in continuazione, abbiamo ottenuto di tutto e di più non si poteva, e quindi siamo abituati a tanto. Io credo e spero che anche voi ci abituerete a tanto. Già la partenza è davvero buona. Ma al di là dei risultati che tutti ci auguriamo, ci aspettiamo e aspettiamo di festeggiare delle vittorie sicuramente, il sindaco ha appena sottolineato l'importanza dello sport nella ricaduta sociale, ed è vero, sembra quasi una frase fatta quando dici che lo sport è una palestra di vita, ma frase fatta, ma mai una frase così densa di significato. Io volevo sottolineare a voi invece, da assessore allo sport e da educatrice nella vita, quanto sia importante le vostre figure, quanto voi siate da esempio per i giovani. Voi siete il frutto e siete la prima squadra, la prima linea di un percorso di crescita, perché la Virtus è comunque una bellissima società, una bella società composta da tanti ragazzi che si avviano nel mondo del basket, iniziano i primi passi, alcuni continueranno, altri attraverseranno semplicemente pochi anni della loro vita dentro la vostra palestra, e voi siete il loro esempio, perché voi siete i loro campioni. Quindi questo è da parte vostra, veramente avete un carico importante anche come esempio proprio di uomini, un esempio da seguire. Io quando ho fatto la presentazione a Valerio, quando abbiamo presentato quest'estate Valerio, questo bellissimo nuovo acquisto, avevo fatto anche una domanda, no? Perché era una giornata dove avevamo tanti bambini, tanti ragazzini alla presentazione, e quindi quanto fosse importante che Valerio raccontasse anche il suo percorso per arrivare a questi risultati, proprio per sottolineare questo aspetto. Quindi io sono certa di questo sono certa, non dovrete dimostrarci nulla, che voi siete un bellissimo esempio. Vi ho visto in più occasioni e sono davvero contenta di avere bellissime persone, che dopo la vittoria magari la raggiungiamo, tutti ce l'auguriamo, ma già la partenza va bene così. Ringrazio la società proprio per l'impegno che mette nella crescita dei ragazzi, ringrazio tutti quelli che collaborano, un grande in bocca al lupo da parte mia, e spero anche il prossimo anno di essere di nuovo l'assessore più orgoglioso d'Italia, insomma, ok? Grazie. Bellissime le parole dell'assessore Marica Capellieri, e perché no adesso una delle anime insieme al presidente Sergio Mandorlini e a tutti i soci della Virtus, un'anima importantissima, il dottor Giuseppe Vallonga, che è lo sponsor di questa squadra. Grazie signori, non mi ero preparato per un discorso, ringrazio per i ringraziamenti del consigliere, sicuramente, anzi soprattutto del sindaco e dell'assessore, si può dire assessore qui, sì, assessore allo sport, e del grande presidente.
vorrei ringraziare già da adesso i nostri ragazzi per un risultato che sicuramente sarà positivo. Aspettiamo un po' di tempo per vedere come si muovono. Il nostro coach sicuramente avrà le attrezzature idonee per spezzargli le gambe qualora non facessero il loro dovere, e quindi già lo incoroniamo. Può fare quello che vuole, anche se sono alti, speriamo. Io ringrazio tutti, sono molto emozionato, e quindi viva la Rossella Virtus Civitanova. Grazie. Tra l'altro siamo anche noi a ringraziare il dottor Varlonga per l'impegno che mette in questa squadra. Ed ora io andrei proprio alla presentazione della squadra, ricordando loro naturalmente che la prima di campionato si terrà domenica 29 e sarà già un derby, perché incontreranno, dicono che sia una neopromossa all'Istituto di Montegranaro, però è una squadra che c'è una tradizione, e qualcuno dei giocatori già nuovo, specialmente il Valero, la conosce più che bene, un passato nel quale ha conteso una semifinale, credo l'Armanicizio di Milano, se non erro, quindi è un passato di basket di tutto rispetto. Allora io presenterei i giocatori per poi sentire anche la voce del coach e del capitano. Allora, abbiamo come ala Masciarelli Dario, che arriva dalla Janus di Fabriano. È stato confermato come giocatore Bagalini Emanuele, guardia. Felicioni Matteo, guardia, anche lui confermato. Amoroso Francesco, pivot, capitano della Rossella Virtus, grande capitano. Il nuovo arrivato è Valerio Amoroso, pivot, che viene dalla poderosa Montegranaro, un giocatore di tutto rispetto, tanti anni di Serie A1 alle spalle, quindi un grosso rinforzo per la Rossella Virtus. Poi abbiamo Trapani Fabrizio, play Trapani Trapani, che viene dalla Bellizzi di Salerno, Bellizzi Basket Salerno. E andiamo allo staff tecnico, no, della Alessandro Filippo. Io lo volevo far breve perché abbiamo come player Alessandro Filippo, che viene dalla Viola Reggio Calabria. Ala pivot Pierini Attilio, che è confermato. Valasciani Marco, ala confermato. Cimini Simone, ala confermato. E Rocchi Simone, play guardia dell'Eurobasket, dell'Eurobasket. Io i confermati li saltavo, quindi non è a prescindere. Allora, e adesso andiamo allo staff tecnico, il coach, capo allenatore Domizioli Massimiliano, che viene dalla Teramo Basket. Poi abbiamo il vice allenatore Mazzalupi Emanuele, il preparatore atletico Mazzaufo Claudio, giusto? Poi abbiamo, sì, che non c'è, comunque un applauso anche a lui, Marco Di Marco, altro preparatore atletico, un applauso. Marcone Tommaso, anche lui preparatore. Poi abbiamo l'assistente di Francesco Stefano, il fisioterapista Maroni Roberto e fisioterapista anche Palmoni Luca. Un ringraziamento al dottor Detrana Giuseppe, che è il consulente medico della squadra, e all'addetto stampa Corvatta Riccardo.
Allora a questo punto, dove però il coach deve pur dirle, no? E bisogna fare. Buongiorno a tutti. Beh, il Presidente è stato abbastanza chiaro, quindi abbiamo delle responsabilità sportive, cercheremo di essere sempre pronti la domenica, questo l'abbiamo sentito dire più volte, è un girone molto molto difficile, è un girone di altissimo livello, quasi paragonabile ad una Serie A senza americani, ma è un girone veramente molto molto difficile, sono anni che non si vedevano così tante squadre ben attrezzate come quest'anno. Ce la metteremo sempre tutta, veniamo da 5 settimane, la prossima sarà l'ultima di precampionato, dove abbiamo lavorato con serenità, dove abbiamo lavorato con cercando di mettere insieme l'aspetto tecnico e l'aspetto caratteriale, come è giusto che sia in questo momento. Mi sembra che si respiri un'aria buona, quindi possiamo essere soddisfatti di quanto abbiamo fatto finora. C'è ancora molto lavoro di fronte a noi, però ripeto, mi sembra che ci siano, che le prospettive siano positive. Sicuramente un'altra cosa molto importante, mi ricollego a quello che ha detto il sindaco, io sono arrivato da poco a Civitanova, per di più sono un maceratese, quindi un maceratese che allena a Civitanova già non è semplice, e ogni tanto i dirigenti me lo ricordano, anche se vado molto, sono stato molti anni in giro, quindi sono nato a Macerata ed è una pecca forse, questa potrebbe essere una pecca, però adesso scherzi a parte, sono arrivato da poco, ripeto, ho preso contatto da poco con questa realtà e da quando sono iniziati gli allenamenti delle giovanili mi sono reso conto che non c'è soltanto una prima squadra, ma ci sono decine e decine di bambini che giocano a pallacanestro e questo è un vanto secondo me per la società, per tutti noi, per chi lavora col settore giovanile, per i responsabili del settore giovanile, per Manu, per i dirigenti, per gli altri allenatori che lavorano giornalmente con bambini dai 6 ai 18 anni, quindi un'altra cosa molto molto importante. E ripeto, poi c'è la punta dell'iceberg che è la prima squadra, una squadra costruita per far bene, siamo consapevoli che dobbiamo provare a dare, anzi abbiamo l'obbligo di dare sempre il 101%, da domenica si inizia contro una squadra che ha fatto parte anche del mio passato per molti anni, perché sono stato molti anni con l'assoluto a Montegranaro, tra l'altro insieme a Valerio, quindi sarà una partita importante come le altre, con un significato in più perché andiamo a giocare in un palazzetto bellissimo, perché è la prima di campionato, perché è l'esordio, perché ci aspettiamo sinceramente un buon afflusso di pubblico, quindi una prima importante per tutti noi. In bocca al lupo a tutti noi che siamo qui per un buon anno sportivo e non sportivo. Grazie. Ed ora darei la voce alla squadra, al capitano Ciccio Amoroso. Buongiorno a tutti. Niente che ringrazio tutti per averci accolto qui al Comune. Noi squadra siamo entusiasti di cominciare, non vediamo l'ora di cominciare sabato prossimo, poi giocare lì al palazzetto, inaugurarlo per quanto riguarda la pallacanestro sarà bellissimo per noi, poi col derby sarà fantastico. No, noi non vediamo l'ora di giocare, siamo pronti, ci siamo allenati e stiamo aspettando solo quello. Basta. In bocca al lupo ragazzi, in bocca al lupo veramente. E quindi appuntamento sì a stasera per l'ultima amichevole di precampionato, ma soprattutto per domenica prossima, è una partita importante. Mi raccomando, cominciamo bene, perché chi comincia bene è metà dell'opera, no? Come si dice. Un ringraziamento a tutti voi, un ringraziamento ai padroni di casa, al sindaco Fabrizio Ciarapica, alla dolcissima Maica Capellieri, e un in bocca al lupo a voi, e un ringraziamento particolare a tutti i soci della Virtus, Rossella Virtus di Pallacanestro. Darei la parola anche
Sì, alla lupe, diciamo. No? Perché... Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, fra l'altro. Scusate la tenuta da lavoro, perché io sono stato al palazzetto insieme ai dirigenti a finire a sistemare le cose necessarie per la prossima partita, per la vostra prossima partita. Si parlava di disponibilità, disponibilità è la parola, ritengo, neanche giusta, nel senso che il palazzetto è di questa città e quindi è a disposizione di tutte le attività importanti di questa città, e da parte nostra non c'è nessuna difficoltà a concedere, non neanche a concedere, a far sì che queste attività si possano svolgere in questo palazzetto, che è comunque patrimonio di questa città, assolutamente. Ci ha fatto piacere che effettivamente si va ad inaugurare anche con una partita così importante. Sono veloce e breve. E credo anche, spero, che sia la prima partita, e da quello che sento e da quello che mi dite di questa squadra, che io conosco molto relativamente, ma comunque il Presidente mi sembra che sia stato abbastanza chiaro, spero anche che sia il palazzetto ad ospitarvi per l'ultima. Un ringraziamento al signor Albino Mastrocesi. Albino Mastrocesi, amministratore delegato della Lube, è un buon auspicio e vi auguriamo veramente un campionato da Lube, ecco. Allora, passiamo anche a consegnare qualche ricordo di questa giornata. Io volevo salutare, ho visto il vostro segretario comunale, che io conosco molto bene, è uscito? Ah, è scappato. Vabbè, Sergio Morosi, che io... Morosi? Beh, l'ho avuto su in azienda come per tanti anni, lì abbiamo fatto anche qualche pranzo insieme, se vieni. Nel frattempo consegniamo magari e poi vediamo... Allora, abbiamo fatto un pensiero, come sempre, come tutti gli anni, per lo sponsor... Allora, Sergio Morosi, noi ci conosciamo da una vita, vorrei che venissi qua a dirci due parole, dai, due parole da... No, dai, due parole le devi dire, dai, quantomeno per amicizia con me, via. Intanto passiamo... tempo consegniamo all'amministrazione comunale, al sindaco, anche loro al ricordo di questa giornata, una targa. Un'altra premiazione. Allora, noi abbiamo pensato, visto che non è da tutti i giorni avere uno sponsor proveniente da fuori regione addirittura, ecco, investire su una società del luogo, quindi noi siamo davvero onorati di consegnare questo riconoscimento, insomma, no, per il grande impegno che ha messo a Civitanova, nella nostra città, sia a livello sportivo, con delle bellissime ricadute a livello sociale. Davvero grazie.
L'assessore non l'ha ricordato, però ci piaceva che nella targa abbiamo voluto anche indicare le chiavi, quindi un simbolo importante di diciamo augurio, ma soprattutto per dire che Civitanova è anche la tua città. E quindi noi siamo orgogliosi, onorati di averti conosciuto e di aver intrapreso questo cammino insieme alla Virtus, che poi è come dire, un cammino che l'amministrazione comunale condivide. Quindi abbiamo voluto indicare e mettere la chiave in questa targa che ti doniamo. Quindi grazie. Sergio, con Sergio, Sergio Amorosi, non Amoroso, perché noi abbiamo un giocatore amoroso, quindi due fratelli, due, purtroppo, purtroppo. Vabbè, volevo salutarti naturalmente, ma visto che sei qui, magari un in bocca al lupo per la squadra ce lo devi fare, dai, con due parole. Vabbè, io sono ospite a Civitanova perché ci lavoro, il sindaco mi ha chiamato, con lui ci conosciamo da tanto tempo, grazie per questo, domani forse mi manda via, vabbè, noi siamo legati con i sindaci, insomma, questo rapporto di collaborazione mi fa piacere. Diciamo, con lui ci conosciamo da tanto tempo, vedo anche altri volti che ci conosciamo da una vita. Grazie a un rapporto legato alla montagna, all'acqua e a tante cose anche di tanti anni passati. Quindi lo conosco in questa veste da poco, gli faccio il mio bocca al lupo per lui, per tutti i sponsor, per tutti i ragazzi. E noi con questo palazzetto come segretario mi tocca lavorarci spesso, quindi mi fa piacere anche che sia utilizzato bene, quindi in bocca al lupo a tutti, grazie. Grazie, grazie di nuovo. D'altro, allora niente, proseguiamo, ci avviamo adesso al... Sì, no, quello sì, però per chiudere con il microfono. Anzi, per la foto io dicevo con la nostra fotografa ufficiale se era possibile farne una giù ai giardini, col verde, così, per la foto... No, per il quadro ricordo mi piacerebbe, sempre le solite, vabbè. E... Volevo... Non è arrivato ancora il nostro... Perché si è parlato il prof è arrivato? Allora, vabbè, intanto ve lo presento perché il professor non mi ricordo il nome, ma Claudio, dottor, no, professor Giuseppe Claudio. Allora, noi abbiamo, io ho detto quando c'è stata la riunione per cominciare la preparazione, un mio amico mi ha detto complimenti presidente, ha fatto un'ottima squadra, 10 minuti, allora forse è troppo. E in pratica dice hai messo al centro di questa squadra un quadro di Giotto. Quadro di Giotto chi è? Dice è il preparatore atletico. Questo signore in settimana partirà con la nazionale per andare a Doha a seguire la nazionale di atletica leggera. Fa parte dello staff nazionale atletica leggera, quindi non lo sapevo neanche, abbiamo preso un preparatore di livello veramente alto. E quindi questo a completamento di quello che era sia la squadra ma anche la struttura. Purtroppo mi dice 10 minuti, non possiamo aspettarlo, magari lo salutiamo a pranzo, gli facciamo un applauso anche se non c'è. Okay.
Adesso facciamo le foto e poi vi aspetto tutti naturalmente al Club Vela, dove andiamo a farci un piccolo break. Banino, un banino. Grazie a tutti di nuovo. Buona giornata a tutti.